Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di prealpina.it. Apriamo con una notizia che arriva dalla Valsassina, dove proseguono nella zona del Monte Legnone le ricerche di un ragazzo di Saronno di 21 anni, uscito l'altro ieri per un'escursione e non rientrato a casa. Stamattina stanno operando le squadre composte dai tecnici del soccorso alpino della Valsassina, 19esima delegazione lariana, e il SAGF, Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Le zone da perlustrare sono ancora quelle in cima al Monte Legnone, in particolare nell'area del canale ovest. Le condizioni meteo sono pessime, con pioggia e vento, e dai 1800 metri circa in su sta nevicando. 572 patenti ritirate, oltre 16.000 punti decurtati, 724 multe per uso del telefonino durante la guida, 770 incidenti rilevati, di cui 460 in autostrada, il soccorso di 442 persone ferite e la constatazione purtroppo di 6 decessi, e ancora l'arresto di 40 persone e la denuncia a vario titolo di altre 490. Sono questi i numeri del 2021 della Polizia Stradale di Varese, diffusi questa mattina nel consueto rendiconto annuale della Polizia di Stato. I servizi di pattugliamento del territorio sono stati complessivamente in un anno 5.119. E a proposito di polizia, ci spostiamo a Gallarate, dove un minorenne è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato sorpreso durante la notte a rubare nell'abitacolo di varie auto che aveva anche danneggiato. Con lui c'erano altri due ragazzi, tutti e tre erano fuggiti dalla comunità Azimut di Brescia, dove sono stati riportati, completate le identificazioni e la denuncia. In Lombardia iniziano oggi i saldi invernali e i negozianti sperano di fare buoni affari, ma intanto cresce la percezione che l'aumento dei prezzi sia strutturale e di lunga durata. A certificarlo è l'opinione del 79% degli italiani, mentre solo un 21% lo ritiene un fenomeno passeggero. Tornando ai saldi, da oggi solo il 27,8% degli italiani dichiara di approfittarne, ma la metà è ancora indecisa e lega la decisione finale alle offerte presenti al momento dell'acquisto. Il 19% è certo invece che non comprerà nulla. La spesa prevista è di 248 euro a nucleo familiare, in crescita del 32,6% rispetto ai saldi invernali del 2021, ma ancora molto inferiore a quanto speso nel 2020. Abbigliamento e accessori, le categorie merceologiche su cui si concentreranno le spese del 68% delle famiglie, seguono i prodotti per la casa, per l'arredo e il beauty. I centri commerciali sono il canale principale per i saldi, citato dal 41% delle famiglie che intende fare acquisti. Un passo indietro, è notizia della tarda serata di ieri che il sindaco di Varese, Davide Galimberti, è positivo al Covid e infortunato. Lo fa sapere in una nota la stessa amministrazione comunale di Varese. Galimberti, a seguito della frattura a una spalla, è stato sottoposto a un tampone preoperatorio. L'esito, pur in assenza di alcun sintomo, è risultato positivo e l'intervento, d'intesa con l'equipe del professor Fabio D'Angelo dell'ospedale di Circolo di Varese, è stato rimandato. Il sindaco, fa sapere l'amministrazione comunale in una nota, è in buone condizioni di salute e senza sintomi legati al Covid. Seguirà l'attività amministrativa dalla propria abitazione, mantenendo un costante coordinamento con gli assessori e con la struttura comunale. Tutti gli appuntamenti nell'agenda del sindaco restano confermati e si svolgeranno in modalità di videoconferenza, conclude la nota. E chiudiamo con lo sport. Sfida stellare quella che attende oggi l'UIBA in campo al Palaeur di Roma per la semifinale di Coppa Italia di pallavolo femminile contro Conegliano, detentrice del trofeo da due stagioni. Prima battuta alle 16 con diretta TV su Rai Sport. La squadra di Marco Musso dovrà con ogni probabilità fare ancora meno di Olivotto e Ungureanu, colpite dal virus nei giorni scorsi. Servirà dunque compattarsi al massimo e giocare una gara perfetta per provare a battere la corazzata Imoco, guidata in palleggio dall'ex farfalla Asia Voloz e con la stella Paolo Egonu pericolo principale.
Nella partita di campionato disputata lo scorso novembre, Busto Arsizio si arrese alle Pantere, ma solo al tie-break e di fatto senza Mingardi. Oggi l'obiettivo è quello di provare a scrivere una storia dall'esito differente. Domani alle 17:30 la vincente di questa sfida se la vedrà nella finalissima con Novara, già qualificata viste le positività riscontrate nel gruppo squadra di Chieri, impossibilitata a scendere in campo oggi per l'altra semifinale. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna questa sera alle 19:00. Buon pomeriggio!